Siamo in collegamento telefonico con Rosario Stornaiuolo, presidente di Federconsumatori. L'allarme coronavirus coinvolge tutti dal punto di vista della preoccupazione della salute, ma sicuramente quello che non può non preoccupare è il risvolto anche economico che questa situazione porterà e sta già portando. E chiaramente in questo contesto, presidente Stornaiuolo, grazie per aver accettato il nostro invito. C'è bisogno di tutelare i consumatori, come in ogni emergenza purtroppo capita, è scoppiato immediatamente l'aumento di prezzi di alcuni prodotti. Voi come Federconsumatori come vi state regolando e cosa state mettendo in campo per tutelare i consumatori? Intanto grazie a voi per farmi intervenire. Noi siamo molto attenti, abbiamo installato tutti i nostri servizi telematici per stare vicino ai consumatori. Certo, in questa fase c'è molto, come diceva lei, c'è molta anomalia, c'è molta preoccupazione da parte dei cittadini che sono riversati subito nei supermercati per comprare e questo ha prodotto un aumento nelle vendite abbastanza consistente anche rispetto agli anni scorsi, ma è dovuto al fatto di questa paura che poi è anche sbagliata perché nel senso che tutta la grande distribuzione e tutto il commercio hanno garantito che i prodotti non mancheranno nei negozi. C'è da Presidente, fare però, una forte differenza però. sì, mi Dica, scusi un dica. attimo, il problema è che poiché il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto Sì. che metterà in atto misure ancora più restrittive con la chiusura di tutto, tranne naturalmente per quanto riguarda i servizi di prima necessità, ovviamente quindi gli alimentari rimarranno naturalmente aperti. Certo. Chiaramente questa, diciamo, situazione può generare altra paura, altra corsa al supermercato e altro rincaro. Il consumatore come si può difendere? È possibile che adesso comprare una bottiglia di alcol denaturato costa 2,50 euro, 3 euro, quando prima costava 1,20 euro? Perciò le dicevo, c'è da fare una distinzione fra i prodotti, tra quelli alimentari e quelli no. Io spero e auspico che non ci sia bisogno della chiusura di tutti i negozi e di ancora ulteriori restrizioni, perché questo scatenerà ancora di più la nostra paura e sicuramente significa che non abbiamo trovato soluzione per sconfiggere il virus. Poi chiaramente i politici in questa fase ognuno dice la sua, noi c'è bisogno di molta calma. Rispetto alla situazione attuale, i prezzi al consumo alimentare non sono aumentati di molto, si parla intorno al 4,2% rispetto all'anno scorso. Quello che preoccupa noi consumatori e chiediamo maggiori controlli e denunciamo quando ci vengono posti questi casi sono quelli di speculare sulla salute e sull'esigenza dei consumatori di cercare di frenare questa cosa, acquistando mascherine, acquistando amuchina o altre cose che possono servire per la sanificazione delle nostre case, per cercare anche di stare meglio noi. Questa è una cosa ignobile, speculare su questo, non si trovano le mascherine, non si trova la mucchina, molti prodotti nelle farmacie non si trovano. Quindi no. Poi c'è una crisi fortissima negli altri settori. Questa preoccupazione, il non sapere che cosa avverrà nei prossimi giorni. E sta facendo in modo che nessuno fa altri acquisti. Ognuno di noi, non sapendo che succederà, è difficile che va a comprare
vestiti, che pensa di cambiare la macchina, e quindi è tutta un'economia che sta fortemente in crisi. Infatti noi abbiamo, Presidente, abbiamo visto già ieri che gran parte dei negozi di abbigliamento erano chiusi per scelta. Naturalmente, se si invita la gente, come è giusto che sia, a non uscire da casa se non per motivi di necessità, non è certamente una necessità andare a fare shopping. Perfetto, è su questo che noi dovremmo stare attenti, quindi alti allarmismi, se non sono motivati e se non si decide di restringere tutto sono inutili. Io spero che si possa evitare questa cosa chiesta dal Presidente della Lombardia e mi sembra anche dal nostro Presidente regionale. Spero che non dobbiamo arrivare a chiudere il Paese. Noi stiamo cercando tutte le denunce possibili quando sentiamo prezzi incredibili di speculazione. Siamo allora, in sintesi, Presidente, mi perdoni, in sintesi, diciamo sì. Ai nostri telespettatori, se vanno in un negozio e trovano un prezzo esorbitante rispetto allo stesso prodotto che hanno pagato 10 giorni fa X, come possono essere tutelati? Cosa devono fare? Devono avvertire subito le associazioni dei consumatori e noi siamo a disposizione, avvertire subito i vigili urbani che possano immediatamente andare lì e denunciare questi, far chiudere questi negozi che speculano sulla pelle nostra. Noi siamo vicini anche ai tanti che ci stanno chiamando, che avevano programmato per Pasqua o prima di Pasqua viaggi in paesi che attualmente hanno addirittura chiuso i varchi degli aeroporti e quindi stiamo tentando di far recuperare soldi a queste persone per i viaggi. A tal proposito, Presidente, mi perdoni, questo, lei ha toccato un punto importante, coloro che hanno prenotato una vacanza con prezzi cosiddetti non rimborsabili, perché lei sa che gli alberghi fanno dei pacchetti, è possibile avere il rimborso a 15 giorni alla partenza per alcune tariffe, ma mettono delle tariffe più convenienti, però si chiamano tariffe non rimborsabili. In un caso di emergenza come questa, possono essere rimborsati lo stesso anche se le tariffe non erano cosiddette rimborsabili? Guardi, noi siamo in una fase drammatica del Paese, una fase in cui non si poteva prevedere una situazione del genere. Quindi facciamo appello intanto anche agli albergatori che sì, stanno in difficoltà, però prendere dei soldi a delle persone che non possono più fare le ferie, non possono più fare quella gita, ci sembra incredibile. Le soluzioni sono tante, si può spostare la vacanza in un altro periodo. Se è all'estero, penso all'Inghilterra che ha chiuso, proprio stamattina ci hanno chiamato in 2 persone che affrontavano questo problema. Se io con la Ryanair hanno bloccato i viaggi aerei, non posso più venire in quel paese, non posso pagare l'albergo, voglio che mi si ritorni indietro il tutto. Certo, poi c'è bisogno sempre di buon senso, in maniera tale che insomma l'albergatore si deve rendere conto che se agevola il cliente, poi il cliente ritornerà quando tutto sarà tranquillo. Ovviamente lei diceva una cosa importante, gli aeroporti sono bloccati, ma c'è anche la possibilità che in alcuni paesi si entra, però si sta in quarantena 15 giorni, quindi veramente in questo momento l'unica cosa e l'unica possibilità è stare a casa per il bene di tutti. Presidente, noi la ringraziamo. Se si chiede di stare a casa per il bene di tutti, non si può poi non aiutarli e fargli pagare un viaggio che sicuramente non possono fare perché devono rimanere in casa. Assolutamente. Quindi possono chiamarci e siamo a disposizione di tutti. Siamo in chiusura, c'è un numero cui possono chiamare? Sì, allora possono fare lo 081 42 02363. Sì. Oppure al 335 sì. 622 sì.
3686. La ringraziamo per essere intervenuto in questo Grazie spazio informativo per cercare di aiutare i nostri telespettatori a muoversi in questo momento di grande difficoltà.